Allora, Buon caffè, buongiorno. buongiorno a tutti, tutto bene? Come va? Come va gioventù? Oggi mi sono posto un obiettivo ambizioso, vediamo se riesco a, a mantenere il ritmo nelle prossime settimane, non lo farò tutti i giorni, un giorno alla settimana, a volte magari due, però come avete visto dal titolo... La meccanica del progresso nel lungo periodo. Perché? Perché eh, moltissimi hanno scritto in diverse occasioni, in diversi periodi. Ogni tanto quando eh, racconto di questo o quel testo che si occupa dei problemi della crescita, del cambiamento politico, del cambiamento culturale e così via, tutto si intreccia. E molte persone chiedono riferimenti eh, oppure di parlarne più a lungo. Allora, i riferimenti, come ho detto, è difficile darli, salvo le occasioni specifiche, come è capitato recentemente, in cui eh, cerco di illustrare uno o due libri, allora li menziono e li mostro, eh, i riferimenti sono un po' complicati perché uno dovrebbe mettersi a ritirare fuori dagli angoli della sua memoria i 50 libri da cui ha raccolto questa e quell'impressione, questa e quell'idea, questo e quel fatto e metterli in ordine. Voi capite che è un'operazione piuttosto impossibile e quindi eh, quello non lo posso fare. Allora ho detto vabbè, provo a raccontarlo io con le parole mie come la vedo io. E quindi questo è il progetto. Prima di cominciare un po' oggi a fare l'introduzione salutiamo... Ah, alcuni dei soliti noti, oggi Lena è arrivata prestissimo. Ciao Lena, eccola qua. C'è anche Sabrina, Agoni, Monica Rossi, Riccardo, una serie di persone oramai, oramai familiari alle 6 e 15. Io vi domando se vi svegliate a quest'ora spontaneamente. vedo a Lena sulle 7 e un quarto in realtà, spontaneamente perché vi viene, perché tornate dal turno, perché vi alzate presto. Spero non sia per ascoltare me, anche perché il video c'è anche dopo ma no, forse per pura abitudine, puro caso, no? Beh, sì, chi è un Arbor, in effetti, An Arbor, tu, Vishiga, mi pare che sia East, quindi tu da te a mezzanotte, um, giusto Ciccio, Cizzoborzi. Ultimamente devo... mi sporco sempre gli occhiali, io sono un maniaco. Francesco Paolella, tu punti la sveglia alle 6.10, eh no, ma dai, Miami allagata, che è successo a Miami? Avete lasciato aperto Lino Milita si alza alle 4 e 45 per fare sport. Mamma mia, mi ricordi una coppia di amici quando ero a Kellogg, con i, che erano anche simpatici, ma erano due in volto in carriera e appunto si alzavano alle 4 e mezza per fare sport prima di andare in ufficio downtown e quindi andare a cena con loro era una tragedia perché questi qua. Uh, anche se era il sabato sera, il venerdì sera, che magari il giorno dopo li guardavano un po', avevano talmente l'orologio uh, biologico uh, loro personale settato per ore assurde che alle 8 di sera si addormentavano sul piatto. Quindi era una noia invitarli a cena. Questi ti chiedevano di andare a cena alle 6 e alle 8 praticamente si stavano addormentando. Ecco che lo stabilimento chiami lo, lo capisco. Invece Simone consegna il pane, una comunità ampia. 4.45 ogni giorno in UK, easy fancy, quindi tu sarai già in tube o cosa? C'è cioè, chi ha l'insonnia è bellissimo, beh, quindi ognuno ha una sua ragione. Ci sono, ci sono quelli, beh, Lino, dormi poco, eh, se vai a letto alle 23, ti alzi alle 4.45, 5 ore e 45 sono poche per il corpo. Eh. Questo ce lo insegna, come dire, quasi ossessivamente. Andrea Biasci che lo ripete sempre, ma proprio ce lo insegna la medicina è un po' tutto e poi anche l'esperienza bisogna dormire 5 eh? ore oh, oh, non credo tu, tu sarai più giovane di me e eh, io vedo che tuttora eh, se posso dormire 8 ore le dormo delle volte anche di più infatti come vedete eccomi qua stanotte dormite meno di 7 e infatti ultimamente le dormo non mai, mai più di 7 sono un po' scocciato con me stesso Uh, per una ragione o per l'altra mi propongo a mezzanotte e spengo invece poi spengo a, me a l'una e mezza. Ah, fai il pisolino al pomeriggio, con quello aiuta. Comunque è molto divertente sì, questa comunità, da tutti gli angoli degli Stati Uniti, dell'Italia, dell'Europa, l'Asia, l'Australia: ognuno è sveglio per una qualche ragione personale. E finché si fanno le cose, si ascolta. Bordin, Boldri Bordin. Ecco, mi sono autochiamato Bordin, che mi è sempre stata. Il terrore, no? Giorgio a Dubai, quindi sulla stessa ora, Giovanni Federico, esattamente. Voi siete due ore più avanti rispetto all'Italia. Allora, ah, e Verni hanno scritto un paper su Inflation as a Conflict. Bene, si sono svegliati. Beh, vuol dire alcuni di noi lo dicono da, 50, da 40 anni, non da 50. Boh, il buon convenevole aveva cercato di suggerirlo tempo fa. Uh, comunque, sì, uh, Inflation as Conflict. No, non l'ho visto, ma sospetto di, di sapere, nel senso che non mi sembra una uh, idea originale. Il problema vero è che, comunque, non spiega quella. Quella è un'ipotesi su cui ho ragionato per molto tempo è eh, uh, una cosa molto ben compresa: l'inflazione viene quasi sempre da un conflitto sulla distribuzione del reddito, certo. Però il problema è che il conflitto sulla distribuzione del reddito si manifesta nella forma inflattiva se e solo se le politiche fiscali e monetarie cercano di accomodarlo. Se non lo accomodano, si manifesta in altre forme. Si può manifestare con fallimenti, si può manifestare con... Uh, Aumenti o diminuzioni della povertà si può manifestare eh, con innovazione tecnologica, si può manifestare in tante maniere. Quando si manifesta nella forma inflattiva è perché eh, è, stato, è stato accomodato, Ci sono, sono state fatte delle scelte che eh, lo spingono in quella direzione. Il conflitto sopra la distribuzione del reddito non è una cosa, come dire particolarmente originale, non è che accade una volta solo, no? accade spesso, anzi accade quasi sempre, c'è sempre una forma di conflitto su, sulla distribuzione del reddito, le varie parti sociali o gli individui, nella misura in cui hanno un minimo di controllo sul, sui prezzi loro o una minima capacità di influire sul mercato, cercano di esercitarla. Uh, quindi, vabbè, daremo un'occhiata, spero che non sia una riverniciatura di sraffa perché francamente... Abbiamo già dato ed è poco, ed è poco, poco interessante. Non, è, non mi sembra una novità, ecco. abbiamo già discusso l'argomento, ma va benissimo. In economia è difficile che eh, vi, siano, vi siano cose nuove. Um, allora, cosa vi, cosa vi volevo raccontare? Sono le 11.23, dalla Thailandia, Mauro. Bene, bene. Allora, cosa vi volevo raccontare? Vi volevo cercare di mettere un po' in ordine alcuni pensieri che avrete sentito nelle ultime settimane con cui me ne sono uscito e anche in tempi molto passati. E cioè eh, l'idea che eh, alla radice di quella roba che noi chiamiamo progresso, che poi bisognerebbe anche cercare di capire cos'è e definirlo un po' meglio. Alla radice di quella cosa che chiamiamo progresso c'è fondamentalmente, fondamentalmente il cambiamento culturale e l'interazione fra il cambiamento culturale e il cambiamento tecnologico. E che tutto il resto: le istituzioni, le norme, i sistemi di mercato, la democrazia, la non democrazia. Anche i cosiddetti valori, sì, su questo sono d'accordo con, con Morris, ma in realtà sono d'accordo con Marx fondamentalmente, eh, tendono a essere un prodotto che si adatta a queste forze fondamentalmente più profonde e più imponenti che è difficile controllare e che tendono a imporsi e che questi cambiamenti avvengono molto lentamente non è vero che avvengono così con salti drammatici certo una caratteristica che a me sembra di vedere nella storia degli umani è che di processi di cambiamento e di grandi rivoluzioni ce ne sono state parecchie non è che sia stata solo la rivoluzione industriale, e che probabilmente la velocità relativa del cambio tecnologico si è andata accentuando, nel senso che si è andata relativa rispetto a cosa? Relativa rispetto alla durata della vita umana, a, per lungo tempo i processi di mutazione, le rivoluzioni, come le abbiamo chiamate, poi le guarderemo nei prossimi giorni, nelle prossime occasioni con più attenzione. Ma insomma, no? la, beh, quella cognitiva anzitutto, no? quella sequenza di mutazioni che a un certo punto hanno reso l'Homo sapiens capace di parlare, di utilizzare il linguaggio per comunicare e di utilizzare la sua, il suo cervello, le mutazioni avvenute nella struttura del suo cervello per pensare e immaginare. Eh, ci tornerò anche su questo, adesso sto mettendo un po' di cose insieme. Ecco, quel processo di mutazione, da quanto sappiamo, da quel pochissimo che sappiamo, da quello che ci insegnano gli esperti, è durato in un certo senso migliaia di anni per aggiustamenti progressivi. I vari tentativi di misurare dal cranio la dimensione di questo o quell'altro cervello, l'espandersi, il contrarsi della, della corteccia cerebrale, della prefrontal cortex, eccetera, dicono che il processo di aggiustamento è durato parecchio e che probabilmente continua. Ok? Quindi è andato ben al di là, di, eh, era, era su, su una durata ben superiore a quella delle vite umane. Lo stesso vale per l'altra fondamentale eh, prima rivoluzione, eh, ovvero la capacità di utilizzare strumenti, quello così. Eh, a me sembra affascinato meravigliosamente. Eh, rappresentato da Kubrick, no? con la, la scemia umanoide che solleva l'osso e lo trasforma in un tool, in uno strumento, la prima apparizione dell'idea di tecnologia, cioè di utilizzare qualcosa che esiste o che fai tu e utilizzarlo strumentalmente per raggiungere l'obiettivo. No? Una capacità che di fatto, salvo pochissime eccezioni, casi rari, ottenuti soprattutto attraverso training, a specifico gli animali non sanno fare sono rarissimi non sono per niente sistematici i casi in cui animali anche i più intelligenti sanno utilizzare sanno trasformare qualcosa in uno strumento in una tecnologia e usarlo sistematicamente per raggiungere l'obiettivo noi invece lo facciamo e questa capacità appunto di trasformare delle cose e usarle come tecnologia ovvero strumento per un fine anche questa ci ha messo un top poi la famosa rivoluzione neolitica, cioè il primo stabilirsi di insediamenti umani stabili, la formazione di gruppi stabili, i capi e così via. Anche questo è durato no, per essere visto ben più della vita umana. Poi bisogna decidere se è venuta prima la rivoluzione industriale o la cosiddetta rivoluzione scientifica. Non lo so bene, a me sembra un po' un uovo la gallina, più ci penso più quello che chiamiamo rivoluzione industriale è un capitolo, un pezzo, una... ci ritorneremo, vi sto facendo un po' una rassegna generale stasera. No? Um, uh, quello che chiamiamo rivoluzione industriale mi sembra quasi più il punto d'arrivo molto visibile di una linea di trasformazione della rivoluzione scientifica, e cioè il fatto che si comincia a utilizzare forme di energia altre da quelle animali, umane e vegetali eh, per far funzionare delle macchine, che c'erano anche prima le macchine, ma non avevano a disposizione le energie fossili. Su questo Morris e tanti altri hanno insistito a Iosa e credo che sì, sia un punto fondamentale questa rivoluzione, cioè quella cosiddetta industriale, chiaramente avviene molto più rapidamente della... Della, della, di, di quella neolitica ed è probabilmente la prima che riusciamo a misurare bene eh, rispetto alla precedente, e dire sì, in effetti, se l'altra ha tardato svariati secoli, probabilmente qualche millennio, questa di sicuro non ha tardato a qualche millennio, forse qualche secolo, ripeto, dipende da come lo si vuole leggere. Io tendo a leggere l'inizio della rivoluzione scientifica. Ah, proprio nel Rinascimento italiano, nell'umanesimo, nel tardo medioevo, quindi ci sono, c'è cioè qualche centinaio d'anni fra quando più o meno cominciano a germogliare delle idee che portano a un rapporto con la natura, con lo studio della natura e con l'interazione fra gli umani diverse quando poi... Uh, in Europa del Nord uh, diventa chiarissimo che le cose sono radicalmente cambiate a seconda di come la calcolate: sono 200 anni, 100 anni, 500 al massimo, 500 che è comunque molto più corto di quanto. Poi da allora l'evoluzione è stata chiaramente rapidissima, benché vada. Sono tre secoli, quattro non di più. E oggi eh, siamo, viviamo in società, quelle più avanzate almeno dove quasi tutto è completamente diverso dalla, da quello che era 500 anni fa, in particolare lo sono le nostre culture, le nostre norme, i nostri valori, la maniera in cui interpretiamo la vita e come ci poniamo davanti alla vita e quello che ci vogliamo fare. Alcuni sono convinti che siamo di fronte all'inizio di un'altra rivoluzione, questo forse è un tema che magari più tardi cercheremo di, di esplorare, no? tutta questa cosa che alla fine si condensa. Intorno al grande dibattito sull'intelligenza artificiale, e cioè che dopo aver esternalizzato la forza, per così dire. No? In un certo senso, uh, gli esseri umani hanno una certa forza propria, muscolare, soprattutto gli uomini, ma anche le donne. E per migliaia di anni, quella forza era fondamentalmente, assieme all'intelligenza, quello che gli permetteva di. Di sopravvivere e di prosperare quando ci riuscivano, avevano ben, altre, ben poche altre fonti di forza. Certo, a un certo punto c'erano i mulini, l'acqua, il vento, gli animali, i buoi, le vacche, i cavalli, per carità, certamente, ma non era poi così grande cosa. Era abbastanza, eh, per l'arrivo della cavalleria o, o la, la, la capacità di mettere eh, il morso al cavallo e di utilizzare un certo tipo di stringhe sulla vacca o sul bue per usare un aratro più profondo, ha rivoluzionato l'agricoltura a un certo punto, verissimo, verissimo. Però è anche vero, proprio quantitativamente, che l'incremento nella capacità energetica che la domesticazione e l'utilizzo degli animali ti dà rispetto alla forza umana, pur è semplice, è grande ma è relativo e non è comparabile a un altro ordine di grandezza rispetto a quello che ti dà anche solo. Il, il motore a vapore e, e, e per non parlare del motore elettrico e così via. Quindi la forza l'abbiamo esternalizzata decisamente, sempre di più troviamo maniere per evitare di fare sforzi noi, non li facciamo quasi più, nelle società avanzate facciamo sforzi in palestra alla fine, ci siamo inventati maniere di fare sforzi proprio perché altrimenti la nostra muscolatura andrebbe a quel paese per la stragrande maggioranza di noi, di nuovo, per carità, vi sono delle persone, ma sono sempre di più una minoranza ed è una minoranza in diminuzione che per vivere utilizzano la loro forza, vi sono ancora molti lavori che richiedono forza fisica, ma sono chiaramente una minoranza uh, uh, e sono soprattutto in via di progressiva eliminazione. Verranno eliminati mai tutti? Ma io ho l'impressione di sì, francamente, non, quello sì, non credo che sia molto lontano l'epoca in cui, che so, miniere verranno completamente robotizzate eh, se varrà la pena, eh, o eh, lavori tipo la pulizia e così via verranno robotizzati. Le costruzioni forse no, sto pensando ai lavori faticosi, nel caso dell'agricoltura sì, ci sono ancora alcuni elementi della vita agricola che sono faticosi, ma enormemente meno di un tempo. Insomma, la forza, per non farla troppo lunga, l'abbiamo esternalizzata. L'intelligenza no. No, obiettivamente è un fatto che questo grande fattore, che a mio avviso è il fattore decisivo, no? e chiaramente la differenza fra noi e le altre specie animali non sta certo nella forza, ma grande quantità di animali sono molto più, molto più forti di noi, noi siamo fondamentalmente molto poco forti, anche rispetto ai nostri antenati diretti, diciamo così. No? Il gorilla medio, se ci tira una sberla arrivederci, per non parlare come hanno scoperto in Trentino di nuovo, che appunto l'orso se si arrabbia quando gli tira due schiaffoni l'orso, tu muori. Ecco. Uh, mentre l'uso di questa cosa che chiamiamo intelligenza, e il linguaggio e la capacità creativa è il nostro grande vantaggio, è quello che ci ha permesso di fare quello che Wilson ha detto. Siamo delle formiche intelligenti e, e, e molto imperialiste, abbiamo occupato l'intero globo, L'abbiamo assoggettato a noi. Io su questo, contrario di molti, tendo a non dare giudizi morali, decidere se è bene o male. Personalmente, siccome sono una persona fortunata, eh, preferirei di gran lunga che eh, ci fossero a disposizione grandi spazi naturali intonsi da utilizzare. Io, ma eh, questo è solo figlio del mio egoismo, e quindi, certo, personalmente preferirei. Uh, che così non fosse, ma è anche ovvio che siccome non esisto solo io, esistono anche gli altri, e anche gli altri vogliono andare da dove vorrei andare io solo. E eh, quindi sì, Wilson ha ragione, Ed Wilson. Uh, però mi sembra come dire: uh, uh, niente, un inevitabile frutto delle leggi, di quelle stesse leggi della natura che lui stesso ha dedicato l'intera vita a studiare. Adesso siamo tutti convinti che. Uh, a fronte della rivoluzione industriale, che fondamentalmente questo ha fatto, no? ci ha permesso di esternalizzare, di far fare a macchine e a prodotti della natura le fatiche che prima facevamo noi, adesso ci stiamo chiedendo se riusciamo a far fare a pezzi di silicio a, e a codici numerici le operazioni mentali che facevamo noi. E lì ci fermiamo, no? perché come vedrete. Non stasera, che volevo solo darvi una, una, così, una, una introduzione alle, alle idee che ho deciso che, che proverò a raccontare, uh, ma nei, nei, nelle prossime occasioni, uh, a mio avviso, tutto gira, tutto gira intorno a una questione fondamentale, e cioè la strana capacità che noi abbiamo e che apparentemente nessun altro animale ha di immaginarci ciò che non è di immaginarci nella testa, di inventare nella testa cose possibili anche cose impossibili, infatti, di inventarci mondi realtà. Questa è la nostra creatività, questa è quella cosa che chiamiamo immaginazione. Siamo capaci di sognare a occhi aperti, perché sognare quando sogniamo dormendo ne facciamo ben poco di quei sogni. Quello abbiamo capito cosa servono. Mettono un po' in ordine le nostre emozioni, mettono in ordine l'hard drive, un po' anche puliscono la CPU, la liberano di alcune emozioni, alcune le scaricano, eccetera, eccetera. Ma uh, non è così vero che siano creativi, c'è molta poca evidenza di grande creatività dei sogni. Anzi, se siete curiosi sull'argomento, ho letto molti anni fa un libretto, che adesso non vedo perché mi sa che Bode ve l'avrò buttato. Uh, di Nabokov. Nabokov, uh, l'autore di Lolita, uno che ha scritto bellissime cose, a un certo punto decise che avrebbe tenuto un diario, un quaderno, dove avrebbe registrato tutti i suoi sogni, tu, almeno tutti quelli che si ricordava, per cui si era proprio uh, imposto una disciplina. Uh, credo gli sia costata una certa fatica di tutte le volte che sognava e arrivava in un dormiveglia in cui c'era la memoria del sogno, invece di girarsi all'altra parte e dire ok, ci dormo sopra, come facciamo quasi tutti, no? uh, lui si alzava, prendeva il, il, il libretto e annotava il sogno. E, e alla mattina, ovviamente, annotava tutto quello che si ricordava immediatamente. Bisogna, come tutti sappiamo, bisogna evitare. Quando si sveglia, se ci si sveglia sognando, bisogna evitare anche solo di parlare alla persona accanto, bisogna evitare di guardare l'orologio, di accendere la radio, anche fino ad alzarsi dal letto. Bisogna lasciare che quei neuroni che sono attivi in quel momento, che stanno bombardando la nostra corteccia, eh, rimangano attivi, tengano loro il controllo della nostra chiamiamola così, coscienza, della nostra consapevolezza, e, eh, e tenercelo in mente il sogno, se no il sogno se ne va. No, quella, 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 quella parte del cervello che lo stava generando mandando immagini e sensazioni alla, alla, alla corteccia eh, si ritrae e la corteccia viene stimolata da altro, dalla sveglia che suona, le, il caffè, eh, la consorte o il consorte che ti dice qualcosa, la pipì che ti scappa. Uh, l'urgenza che hai magari di lavarti la faccia cose di questo tipo no? e queste ci fanno dimenticare insomma. Nabokov no, uh, Nabokov va per un periodo adesso mi ricordo quanto andò avanti credo che andò avanti per più di qualche anno si posa, sto cercando con gli occhi se ce l'ho ma devo averlo dove cavolo l'ho messo se lo trovo ve lo faccio vedere e, ecco io l'ho letto devo dire che non è molto interessante nel senso che lui stesso alla fine del suo esperimento ci cavò poco e se non grafomane ma ne, e, nel senso positivo, penso che era una, una abilità mostruosa di scrivere, di scrivere molto rapidamente, uh, annotò tutto, e alla fine aveva state note, credo che qualcuno dopo la sua morte ne fece un libro. Uh, lo incontrai per caso, non è un libro per niente famoso perché non è che contenga cose, no, non è, uh, non è che contenga cose particolarmente entusiasmanti, e appunto semplicemente una delle tante conferme che i sogni sono belli, sono affascinanti, servono, hanno una loro funzione, ma non sono particolarmente creativi. Invece è molto creativo il sogno a occhi aperti, perché il sogno a occhi aperti è diverso, e cercheremo di esplorarlo uh, assieme uh, qualche sera, è diverso, avviene attraverso un processo di interazione consapevole Uh, in cui lasci andare sensazioni sp spontanee, desideri, lasci che creino storie, immagini, disegni, situazioni, cose che vorresti accadessero, uh, e poi cerchi di elaborarle eh, eh, con quella che chiamiamo la, la, la tua razionalità, cioè cerchi di metterle in ordine, cerchi di vedere se si riesce a fare. Ovviamente ognuno di noi ha la sua esperienza in questo, io ho la mia e quella raccolta da conversazioni con amici e conoscenti in altri campi dell'attività dell umana e più un po' di letture. Non c'è, non abbiamo una teoria scientifica della creatività. Uh, sappiamo, sì, sappiamo qualche, qualche rara cosa, ma non sappiamo poi molto no? uh, su come funziona, anzi direi che sappiamo abbastanza pochino e Sì, sappiamo che ha molto a che fare con quello che... con lasciare andare quello che i neurologi chiamano il DMN, il Default Mode Network, che non so francamente nel cervello, che non so francamente come si traduca in italiano. C'è un elemento di uh, free thinking, di associazione, no? quello che chiamiamo brainstorming, ma sono strane associazioni. La cosa interessante è che tutta quanta la creatività umana, alla fine... Se ci pensate, funziona così. Questa interazione fra robe, immagini che, che il cervello crea lasciandolo andare, e il fatto che poi, attraverso un minimo di razionalità, di intervento razionale del, del tuo ego razionale, lo spingi a. a, a a fantasticare su un certo tema e poi lo fermi, tiri indietro quello che ha pensato diciamo, te, "Allora si può fare, la posso aggiustare se la gillo così eh, ma adesso cosa pensi, cosa, cosa, cosa mi, mi inventi se ti pongo questa nuova variante del problema e così e così via ecco, eh, oggi ma non sarà questo il tema delle, delle mie conversazioni future però tutti quanti sembriamo molto affascinati da questo no? dal fatto che le macchine riescano a fare questa cosa qua che ho descritto così in maniera molto imprecisa no? uh, in questi ultimi cinque minuti. Ecco, io non sono molto convinto, francamente, su questo sì sono ottimista. La vedo molto improbabile che, eh, che, le, che la macchina dell'intelligenza artificiale riesca a replicare per davvero questo processo. Però magari sì, magari sì. Vi mostrerò anche delle cose che mi ha fatto vedere mio figlio. Che si appassiona molto a questo che mi hanno un po' creato dei dubbi su questa mia affermazione però per il momento la mantengo per il momento la mantengo ma non sarà quello il tema il tema venendo invece adesso che ho fatto l'excursus a quello che mi interessa è argomentare la seguente cosa e cioè che la maniera per capire lo sviluppo economico è capirlo all'interno del complesso di fenomeni che chiamiamo progresso umano o progresso socio-economico. Ora la parola progresso implica una valutazione positiva, cioè che ciò che viene sia meglio di ciò che c'era prima. E questo non è per niente ovvio. Non è per niente ovvio. Uh, lo è stato in buona parte, in media, per le condizioni materiali di vita di quei gruppi di persone, molto ampi, di quelle centinaia di milioni di persone, che, erano, che vivevano nelle società protagoniste di questo progresso. Però non è ovvio che lo sia stato per altri, neanche nel lungo periodo. Uh, e soprattutto, anche se lo è stato, non implica nulla in termini di valutazione morale. Quindi cercherò di evitare valutazioni buono, cattivo, bello, brutto, anche se mi rendo conto che è difficile perché le parole sono caricate di, 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 di queste valutazioni, come la parola progresso. Uh, eh, non c'è niente da fare, non è che posso inventarmi una, un vocabolario. Ma il punto è che il cosiddetto processo del progresso non è e non è mai solo un uh, cambiamento tecnologico che migliora le condizioni economiche. Il cambiamento tecnologico che migliora le condizioni economiche alla fine non si regge, non si mantiene e nemmeno si realizza se non si scatenano, se non si attivano una serie di altri processi che contemporaneamente ai modi di produrre e di lavorare cambiano anche la morale, i sistemi di valori, la cultura, nel senso proprio più generale, quello che si sa e quello che non si sa, quello che si capisce e quello che non si capisce, quello che si accetta come vero e quello che si accetta come falso, uh, quello che si ritiene bello e quello che si ritiene brutto, ciò che ha valore sia economico che emozionale e quello che non lo ha, se non cambia la distribuzione dei diritti, quindi dei rapporti di forza fra individui, gruppi, individui con diverse caratteristiche. Uh, e anche ovviamente banalmente il sistema istituzionale. Per cui sì, mi troverete in queste conversazioni molto critico di molti argomenti di moda, specialmente nel campo degli economisti. Uh, nel campo degli economisti credo di, essere, di rappresentare una veramente sparuta minoranza. Uh, io credo che la maniera in cui durante gli ultimi 40 anni, 50, gli economisti hanno guardato ai processi del cosiddetto sviluppo economico sia non dico erroneo ma tautologico un po vuoto non spiega quasi niente e la ragione per cui forse non spiega quasi niente è perché ognuno di noi io stesso è eh, in una certa fase eh, per quello poi ho cambiato idea eh, abbiamo cercato di raccontare una storia in cui la cosiddetto sviluppo economico, il cosiddetto progresso economico aveva una causa. E cioè potevamo scrivere un modello e quel modello aveva una causa che lo muoveva, c'era un motore interno, c'era un fattore togliendo il quale non ci sarebbe stato progresso economico. Ecco, io mi sono andato convincendo che questa roba non c'è. Sì. Che c'è una causa, che è il puro istinto degli uomini, che degli, degli esseri umani, che quando hanno un'occasione per vivere meglio, vivono meglio. È, è la attua. Però, in realtà così non vuol dire niente, perché ciò che consiste in vivere meglio o vivere peggio è a sua volta determinato dalla cultura delle persone, dai loro sistemi di valore. Per cui diventa una spiegazione che si morde la coda. Si morde la coda perché devi prima riuscire a spiegare in che senso un certo cambiamento ti fa vivere meglio o ti fa vivere peggio e ricominci da capo quindi la, la cosa che cercherò di argomentare è che noi possiamo solo raccontare uh, la storia del cosiddetto progresso socio-economico possiamo descriverla possiamo localmente studiare dei nessi causali questo sì localmente periodo per periodo circostanza per circostanza ma io credo che cercare di estrarre delle leggi della crescita economica quella che appunto Lucas a mio avviso erroneamente per quello ho messo erroneamente la parola meccanica lì proprio con la m minuscola quello che eh, Lu Bob Lucas a mio avviso erroneamente ha chiamato la meccanica dello sviluppo economico ah, sia un'operazione intellettualmente fallace non c'è la meccanica dello sviluppo economico nel senso che non c'è una causa prima ma neanche due Neanche tre, non si può dire, queste sono le tre cause per cui se ci sono queste funziona, se, ci sono, se non ci sono non funziona. Uh, I processi storici di de, 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 de evoluzione che hanno generato quello che chiamiamo il progresso socio-economico sono molto più complessi, non hanno una semplice spiegazione o causa. Non c'è l'istituzione giusta, non c'è l'esternalità, non c'è, che ne so... Uh, che tutto dipende dalle idee e cose di questo tipo. No? Gli economisti se ne sono usciti uh, con mezza dozzina, forse una dozzina di cause, e alla fine, se uno guarda, no, non, non, non funziona. Per cui, rimane affascinante, anzi, credo che sia proprio per questo: estremamente affascinante continuare a chiedersi cosa guida il progresso economico, perché delle volte, per esempio, si arresta, come nel nostro paese, no? come delle, perché delle volte certi paesi entrano in declino, eh, l'Italia sembra essersi arrestata, ci sono piccole aree d'Italia che continuano a cambiare, a mutare e a noi sembra progredire, ve ne sono altre che no, che non sembrano farlo, che sembrano retrocedere, sempre per usare queste parole che rischiano di avere una, una valenza eh, morale, invece non voglio che, che ce l'abbiano, però di sicuro il processo di mutamento Uh, eh, si è estremamente rallentato e si è, eh, ecco, eh, si è bloccato. Ecco, credo sia sempre interessante chiedersi perché, e, e credo che localmente si riescano a trovare delle risposte, che poi queste possono essere generalizzate, in una specie di teoria universale che molti hanno, eh, siamo strapieni di libri che raccontano. Uh, in maniera monocausale, no? la storia dell'umanità, ecco io questo lo dubito. Quindi, l'obiettivo di queste chiacchierate mattutine che farò periodicamente è proprio cercare di convincervi che no, che non abbiamo una teoria compiuta del progresso umano e che forse non, ha, non è detto che ce l'avremo e non è neanche detto che sia necessario averla, che sia utile averla, anzi, credo che non sia molto utile. Credo che sia più utile. A continuare a indagare localmente il perché e il per cosa, e poi renderci conto che sia, sì, alla fine tutto dipende dalla capacità umana di essere creativi, di inventarsi mondi che ancora non esistono, ma questa è una banalità. Ecco, alla fine, la conclusione a cui io personalmente sono arrivato è una conclusione, come dire, sì, c'è una causa, ma è banale dire che è una causa, ha a che fare mm. con il fatto che gli esseri umani sono diversi dai leoni, dalle gazzelle, dagli orangutang, dalle balene e così via. Gli esseri umani riescono a inventarsi e a, a fare, a implementare uh, cose che prima non esistevano, nessun cane, nessun cavallo, nessuna mucca, nessuna zanzara, nessun leone, nessuna balena ha mai creato cose che prima non esistevano. E qualcuno non mi dica che no, creano i, i formicai, vedremo anche quello in che senso il formicaio è una cosa che già esiste e non è. Uh, prodotto della creatività uh, delle, delle Fornini. Va bene, insomma, questo è il piccolo progettino che iniziamo oggi. No? Um, Z866, eh, ciao Daniele. <ride> Grazie. Ecco, Daniele, che è una persona che, che legge alcune le cose, eh, leggiamo alcune cose in comune, ti ricordo sempre Schumpeter che dobbiamo discutere appunto assieme. Ma beccato in castagna, dice: Da quello che intendo leggendolo sta leggendo capitalismo, socialismo e democrazia di Schumpeter, questo fu anche il problema dell'ultimo Schumpeter, farsi prendere dalla filosofia della storia. Sì, non so se sia filosofia della storia, quella da cui mi sono fatto prendere io ormai da una ventina d'anni, uh, boh, uh, è un tentativo di capire la meccanica, con la M minuscola, appunto, e non con la M maiuscola, del progresso, con la P maiuscola, ma ironicamente, fra virgolette. Uh, del, del progresso socio-economico nel senso di provare a descriverlo riconoscendo che non ha leggi nascoste molto precise e uniche a parte quella appunto della creatività umana ma ripeto uh, ci caviamo poco no? non è, no, no, no. dire che tutto dipende dalla creatività umana non ci fa prevedere nulla non ci fa gestire nulla e non ci fa neanche modellare nulla uh, e altre leggi invece io, francamente, non le vedo. Ma siccome buona parte dei miei colleghi che sono occupati di questo credo che invece ci sia, e credo sia utile cercarle e scrivere modelli, e anche una certa quantità di storici, e di appunto filosofi, e di antropologi e altri ritengono che esistano queste, eh, queste leggi semplici no? dell'evoluzione, dell dell del progresso sociale. Sarà interessante nei prossimi settimane e mesi discuterne passetto passetto, pezzettino per pezzettino. Non ho ancora deciso se lo farò lungo una linea temporale, probabilmente sì, o andando per concetti eh, e, e per, eh, per temi, ma credo che sia più ragionevole seguire una linea temporale. E dico subito che se qualcuno vuole dare suggerimenti, partecipare, interagire, sono molto aperto a questo. Perché anche se è vero che è abbastanza che ci penso e sto cercando di mettere in ordine riflessioni ormai pluridecennali, è anche vero che c'è sempre da imparare e ricevo le di E poi ci sono appunto persone come Daniele che bang, ti beccano al volo e dicono, ah, ma a leggere Schumpeter è lo stesso problema che si era posto lui alla fine della sua carriera. Esattamente. Bene, allora, uh, Prima di salutarvi vedo che ci sono alcune domande. Allora, alimentiamo la fantasia leggendo, guardando e esplorando il mondo con la curiosità. Certo, perché l'intelligenza e la razionalità non appartengono alla maggioranza degli esseri umani, tanti passi avanti sono stati fatti perché andava subito Ma Adriana, ecco, questo sarà un aspetto interessante. E, eh, mi pare che l'evidenza eh, storica dei fatti dica che tutti gli esseri umani hanno fantasie. Alcuni hanno fantasie molto banali, poco creative. Bevuto, anzi, più che alcuni, parecchi hanno solo fantasie poco creative, ma anche quello conta. Cerchiamo di capire in che senso anche la fantasia, l'immaginazione, quella che chiamiamo la stupidità di molti, fa parte del gioco e gioca il suo ruolo. Poi, sì, è vero, ah, il grosso delle innovazioni in ogni periodo storico è arrivato da una frazione piuttosto piccola di esseri umani che avevano più creatività, più fantasia, più coraggio degli altri. Eh, eh, si potrebbe dire che nelle culture di Abramo c'è una forma mentis che tende al paradiso e quindi al progresso mediante altri più cicli, il processo sia storicamente meno ricercato. Direi proprio di no, Daniele Campadelli, direi proprio di no. Mi pare che questa sia proprio una idea molto, <ride> come dire, molto, che ne so, boh, mediterraneo-centrica che fa una grandissima confusione e infila religioni e culture laddove proprio non c'entrano i primi innovatori. I primi innovatori riconosciuti, uh, almeno sul piano della filosofia, della matematica e così via, sono notoriamente, almeno nel campo mediterraneo, nel campo mediterraneo eh, sia chiaro: i greci, i quali con le tre culture di Abramo avevano assolutamente zero a che fare, proprio zero, uh, anche perché due di esse non esistevano, e la terza uh, non, è, non sono da quanto so mai entrate in contatto, e poi insomma un minimo di conoscenza. Di quello, che sta, di quello che si erano inventati da soli nelle altre parti del mondo uh, dovrebbe fare piazza pulita di questa vecchia, questa vecchia idea quindi mh, decisamente decisamente no, eh, decisamente no mi pare che tutta l'evidenza storica dica che non c'è assolutamente niente di particolare per quanto riguarda questo tema, ma devo finire come al solito poi mi allungo finisco giusto e poi mi allungo con le, con le domande alla fine eh, ne ritorneremo, magari partiamo ecco, partiamo ecco. Daniele Campadelli, partiamo da lì la prossima volta non domani, eh. la prossima volta partiamo da se ci sono alcune culture tipo quelle cosiddette di Abramo, cioè le tre religioni monoteiste, che davvero hanno una marcia in più a me sembra francamente di no bene, buona giornata, via a tutti su Liberi Oltre per la Rassegna Stampa e eh, niente, ci si vede domani buon lavoro, buona, buona continuazione della settimana a tutti